Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi, alla zuppa di porro di oggi, 19 giugno. Vediamo quali sono i temi fondamentali della giornata. Direi molto velocemente che la cosa più importante sono le questioni, diciamo, internazionali. Trump, in particolare, secondo il Corriere della Sera, attacca l'Europa. In realtà questo è avvenuto attraverso i suoi Twitter, che è il suo modo di dialogo più importante da un punto di vista geopolitico. Attacca l'Europa perché è successo qualche cosa prima, e cioè che Draghi, il governatore della Banca Centrale, che è lì dal 2011 se non sbaglio, ha detto che farà qualsiasi cosa sia necessario per aiutare l'economia europea. Ma questo lo fa perché, dice Draghi, la cosa fondamentale è che l'economia non ha ancora ripreso, quindi potrò ancora abbassare i tassi di interesse, pensate un po' voi, e immettere ulteriore liquidità comprando titoli di Stato sul mercato. L'euro, dunque, dopo questa notizia, è sceso sotto 112 nei confronti del dollaro. E a Trump dà molto fastidio quando una moneta si svaluta nei confronti del dollaro, perché è più difficile per gli americani esportare le loro merci, è più facile per gli americani comprare merci straniere perché costano di meno grazie alla moneta svalutata con le quali sono queste merci denominate. Non è una cosa complicata, anche se non di immediata comprensione. Quindi, insomma, il fatto che l'euro valga sempre di meno ci rende un po' più caro per noi andare in America, e soprattutto per gli americani ci rende un po' più caro vendere le loro merci, e per questo Trump si arrabbia. Noi andare in America, voglio dire, sto dicendo come turisti. Il tema dunque è semplicemente di ragioni di scambio commerciali, e cosa risponde? Dice giustamente Alessandro, whatever it takes, come disse nel 2012, mi sembra nel luglio 2012, e da lì finì la grande crisi sui titoli di Stato. Ma cosa risponde Draghi a Trump? Dice: guardate che la Banca Centrale Europea non si occupa minimamente del cambio dell'euro, non gliene frega niente, gli frega soltanto dell'inflazione. E siccome l'inflazione in questa Europa non c'è, nonostante stiamo stampando molta moneta, noi continuiamo a fare gli affari nostri. Qualche osservatore oggi dice che Trump, più che parlare all'Europa, parlava alla sua Banca Centrale dicendo: vedi, la Banca Centrale Europea abbassa i tassi, continua a farlo anche tu. L'altra cosa molto divertente che oggi non troverete sui giornali se non in minimo dettaglio, ma ve ne accorgerete, che nonostante tutti i casini, la debolezza del governo italiano, la sua inconcludenza da un punto di vista economico, beh, insomma, lo spread sta scendendo ai minimi di marzo. Perché? Per quello che fa Draghi, non certo per quello che fa il governo. E questo dice in buono che Draghi serve, in cattivo che tutte le polemiche che facciamo su questo governo sì sono fuochi di paglia nel loro far salire lo spread, ma da ben altre ragioni deriva. Come giudicare il viaggio di Salvini negli Stati Uniti? Beh, qui c'è uno strepitoso Franco, perché Franco cosa dice? Salvini forte in Italia, e vabbè, gliel'abbiamo concesso. Isolato in Europa, l'abbiamo stabilito, che è isolato in Europa, l'ha stabilito Franco. Si appiattisce su Trump. Ma io mi chiedo, se Salvini non avesse accettato l'invito di Mike Pompeo, se Salvini avesse fatto una visita in cui non se lo filava nessuno in America, avrebbero detto: Salvini non se lo caga nessuno in America. Se Salvini avesse detto: io sto con Putin, avrebbero detto: rompiamo il patto atlantico che nasce dall'Italia di De Gasperi. Ma cazzo, ma non gliene va bene una? È isolato in Europa, l'hanno stabilito i giornali italiani, può anche darsi, ma va bene così. Hanno deciso ora che è forte in Italia perché hanno votato, se no consideravano, no, una bolla quella di Salvini, probabilmente lo sarà, come tutti quelli che prendono il 40% prima o poi lo perdono. Ma mi fa impazzire che va in America, fa un viaggio, come dice Italia Oggi, oggi sentendo Castellaneta, ex ambasciatore americano in America, che funziona, che va bene, e gli rompono le balle che dicono che ha appiattito sugli americani. Tra l'altro oggi Travaglio fa un pezzo divertentissimo, perché dice, scusatemi, non aveva letto Franco ovviamente, perché sono concorrenti due pezzi, uno sul giornale, diciamo il portavoce del Movimento 5 Stelle, che è il Fatto Quotidiano, e l'altro sul Corriere della Sera, che è il portavoce di Monti. Il portavoce del Corriere della Sera dice: di Monti abbiamo detto che si appiattisce sull'America. Io mi sembrava che fosse un po' filatlantico il Corriere della Sera, ma se lo fa
come dice, ecco, anche Renzi andrò da Obama e come ci andò Raffaele durante la campagna elettorale portando tutti quelli che erano per l'accoglienza, ve lo ricordate? I sindaci di Lampedusa, i medici di Lampedusa, tutta quella specie di macchinazione con Benigni. Ma vabbè, lasciamola perdere. Il punto fondamentale è un altro, è che, come dice Travaglio, ma non ci avevate raccontato che i leghisti erano file Putin, che c'era il grande complotto russo in Italia contro gli americani grazie al cavallo di Troia di Salvini, e ricorda tutti i pezzi che ricordavano dei giornaloni, come li chiama lui, questa roba qui. E devo dire che su questo Travaglio è assolutamente comprensibile. Beh, il ricatto americano a Salvini è il titolo di Repubblica. E quale sarebbe? Lo sapete quale sarebbe? Fare il tubo della TAP, 8 km in Puglia. Vorrei segnalare agli amici di Repubblica, che mi sembra che fino a prova contraria fossero sviluppisti e non filogrillini, cioè sono filogrillini quando non vogliono che si fanno quando sulla TAP, cioè sono come la Lezzi, sono come quelli che non vogliono la TAV. Poi quando non si fa la TAV e non si fa la TAP, Repubblica urla: oh, non si riesce a fare neanche un'opera pubblica, e sulla TAP dicono che c'è un ricatto americano che ce lo vuol far fare. Toc toc, amici di Repubblica, guardate che quella roba lì si fa perché l'ha già deciso questo governo e hanno già sfanculato i ministri grillini come la Lezzi, che di questa cosa non la volevano fare perché la TAP purtroppo per loro si deve fare perché c'è un contratto che abbiamo già firmato. Punto. Nonostante Emiliano e nonostante la Lezzi, chiaro, si fa quella roba lì, è già stabilito, non è un ricatto americano. Ma a Repubblica piace tanto. Ogni tanto sembrano l'altra storia fantastica: è Platini che viene arrestato, rilasciato per i mondiali che sono stati attribuiti al Qatar per il 2022. Il centro di tutta questa indagine comunque è una colazione all'Eliseo con tutti i capi, diciamo, del Qatar con Sarkozy. Il vero obiettivo è questo mitico Sarkozy, quello che sfanculava Berlusconi, che lo prendeva in giro, eccetera. Scopro poi sulla stampa una cosa singolare: la Francia, in realtà, che ha bisogno come il pane dei soldi dei qatarini e gliene prende un sacco, sapete che si è inventata? Si è inventata una legge per cui le plusvalenze sugli immobili fatte dai qatarini a Parigi o in Francia non si pagano. Cioè, se loro guadagnano molti quattrini sull'investimento immobiliare in Francia, proprio per attirare i qatarini, i francesi non gli fanno pagare la plusvalenza. Cioè, i francesi pagano la tassa sulla proprietà, la tassa sulla vendita, sulla successione, gli fanno un mazzo così, ma se sono qatarini non pagano. Sostanzialmente la Francia con il Qatar c'ha un rapporto, diciamo così, privilegiato. Mentre noi siamo qua che discutiamo dei mini bot e dei non mini bot, ovviamente c'è partito qualcuno che ha la nazione più grande del mondo, che si chiama Facebook, come c'è scritto su tutti i giornali, che si fa la criptovaluta, cioè quella basata sulla fiducia non derivante dalla Banca Centrale Europea, ma della blockchain. La blockchain, guardate, è una cosa complicata, ma una cosa sola dobbiamo capire: la blockchain è un sistema per attribuire fiducia a qualche cosa che si fa, sono come dei registri, diciamo, decentrati sulla rete. Quindi il registro di quanta moneta viene messa non è tenuta dalla Banca Centrale Europea, da Draghi e dalle amministrazioni burocratiche centrali, ma da una specie di rete diffusa che si chiama blockchain. Questo sistema molto innovativo lo utilizzerà Facebook per una serie di pagamenti che si faranno tra di loro. E noi siamo qui a pensare alle minchiate dei mini bot. Lo dico sia per chi li propone sia chi per li osteggia, una nuova valuta. Ragazzi, grazie al cavolo e grazie a quello che scriveva Hayek, purtroppo l'ordine spontaneo è più forte delle scelte dei burocrati. Ferrara straordinario, sfotte tutta la retorica su Chernobyl, sui morti di Chernobyl, ma dovete leggervelo perché è fantastico. Con la scusa di dare dei temi agli studenti che oggi fanno la maturità, dice su Chernobyl e contro la divinizzazione di Greta, una controinformazione su quello che il 99% delle persone pensano sia successo a Chernobyl e il valore di Greta. Il Messaggero fa un attacco brutale e ben gli sta, non al Messaggero, alla Raggi, alla più incapace dei sindaci di Roma, ma ha il coraggio di dirlo: il giornale romano, Raggi incapace, Roma muore, la sindaca deve passare la mano dopo 3 anni di non governo. Tutti noi pensiamo la stessa cosa e la presunzione di questa sindaca ci fa veramente pensare cosa possa essere una città, e noi l'abbiamo vissuta come Roma, gestita da questa folle ubriacatura che abbiamo avuto.
CSM, lo scandalo dei magistrati. Beh, è straordinaria l'idea che il procuratore generale che chiede di sospendere dalle funzioni e dallo stipendio Palamara, perché oggi Palamara viene pagato e soprattutto fa ancora il magistrato, a chiederlo chi è il procuratore generale che era nel CSM e che secondo le intercettazioni del Trojan con chi si vedeva per tramare? Con lo stesso Palamara. Prima ci tramava, secondo quello che c'è nelle intercettazioni del Trojan, così c'è scritto, io non lo so se sia vera questa roba qua, e dall'altra invece ne esercita l'azione disciplinare contro lo stesso Palamara. Ne vedremo ancora delle belle, perché ci sono 800 pagine di intercettazione, tutte ancora da finire sui giornali, magistrati come i soliti poveri cristi sputtanati sui giornali. Mi permetto di segnalare che Sarkozy non sfanculava Berlusconi ma complottava, dice Mario. Vabbè, a Roma l'immondizia si sommerge, zuppa, superba, beh, i complimenti, li ringrazio. Roma fa schifo, è uno dei siti che seguo, me lo dicono qua su Instagram, una vergogna lo schifo in magistratura. Porro sindaco di Roma, manco se me pagano. Ciao.